Assessore Gambetta, purtroppo un tragico epilogo quest'oggi ad Albisola Superiore, una donna ha perso la vita in una zona in cui è troppo trafficata dai camion soprattutto. Purtroppo assolutamente sì, abbiamo perso una concittadina, è un momento veramente triste e brutto. Ho partecipato purtroppo all'accaduto. Quello che mi fa rabbia è che siamo inermi in questa situazione. Abbiamo questo traffico che potete contestare in ogni momento della giornata e della notte e non abbiamo i mezzi, i poteri per poter prendere delle decisioni per togliere questo traffico di auto articolati ormai troppo importante. Mettiamo a rischio i nostri, sono a rischio i nostri concittadini. Purtroppo questo che è successo oggi è un triste epilogo. Io spero che le istituzioni, quelle un po' più anche con le alte cariche, riescano anche a decifrare, a rendersi consapevoli di questo problema che abbiamo, di questo pericolo che abbiamo. Poi noi come amministrazione credo che il mio sindaco abbia scritto a tutti gli organi competenti per poter prendere anche delle decisioni da prendersi in un modo rapido, perché non possiamo neanche aspettare il progetto che c'è già in comune per girare il casello o lo sbocco dell'Aurelia Bis. Qua siamo in serio pericolo tutti i giorni, c'è troppo traffico di questi articolati, pullman per la Costa Crociere, come altri mezzi pesanti, siamo troppo a rischio.